Però mi dispiace perché di solito i saluti li faccio volentieri in piedi e anche i miei interventi. Buonasera a tutti, ben ritrovati. E, innanzitutto un ringraziamento al Comune di Ravenna, in particolare alla dottoressa Masi, che da anni è la cinghia di trasmissione, consentimi questa metafora un po' meccanica, anche se la cinghia, la cintola, è una metafora molto raffinata e molto letteraria in realtà. E ne abbiamo anche parlato in una conversazione di cinture. Che fa da cinghia di trasmissione tra l'Università di Bologna e il Comune di Ravenna, non solo per le conversazioni, ma in generale, in particolare quest'anno, per il ruolo fondamentale che ha avuto l'Ufficio Cultura, l'Assessorato alla Cultura, uscente, che vorrei ringraziare, insomma anche la dottoressa Signorino, non c'è, perché abbiamo col Dipartimento gestito, non da oggi, ma insomma quest'anno in particolare, nell'anno appunto del settimo centenario, una serie di iniziative, tra le quali il Congresso Dantesco, si è appena chiuso, la nostra ospite era presente, è stata relatrice. E quindi insomma le conversazioni di quest'anno si inseriscono in questa cornice istituzionale e in un'offerta che è stata particolarmente ricca. Siamo all'ottava edizione, proprio anche questa coincidenza col centenario ci fa venire voglia di immaginare un cambio di passo per il prossimo anno, una formula che è stata molto felice, che stasera vogliamo confermare, che abbiamo messo a punto dopo qualche anno. Però, insomma, bisogna cambiare, se no, se gli attori e, diciamo, gli sceneggiatori sono sempre gli stessi, finisce che facciamo la soap opera, non va bene, ci vuole un po' di ricambio. E anche se io sono un amante delle soap opera, sono operazioni e diciamo, scritture particolarmente interessanti, quindi non lo dico in maniera sprezzante. Il tema di quest'anno è talmente bello, talmente pervasivo, talmente inclusivo, come si dice adesso, dimenticando che invece il pensiero critico è fatto anche di esclusioni, oltre che di inclusioni, ma oggi tante belle parole hanno assunto un significato, un valore assoluto, invece appunto bisognerebbe dimenticare che bisogna includere, bisogna anche saper distinguere, e, come dire, il buon grano dall'olio, per usare una metafora evangelica. Il tema è talmente bello, bastano le parole di Claudio Magris che avevo casualmente reperito così spigolando un pochino nella mia biblioteca per trovare, come dire, un introito adeguato a questo tema introdotto come sempre da un verso dantesco. L'abbiamo tagliato, data la vastità insomma, no, di questo contenitore, su tre percorsi che sono quello di stasera, che poi naturalmente Nicolò, introducendo la nostra ospite, avrà l'onore e il piacere di aprire. Una tematica quindi, diciamo, una prima serata su tematiche legate all'immaginario letterario, artistico, una seconda serata legata invece al grande connettore, insomma, delle nostre conversazioni, che è la storia, anche se andremo verso il moderno contemporaneo. Poi una terza serata ci sembrava molto importante, data questa cornice mediterranea, ma anche in relazione un po' le caratteristiche, la vocazione del nostro dipartimento, l'ambito umanistico, storico-letterario, ma anche le scienze ambientali, con apertura alla biologia, alle scienze evoluzionistiche, l'antropologia fisica e anche culturale. Una terza serata sarà dedicata al Mediterraneo in una prospettiva appunto di storia evolutiva, ambientale e quindi tematiche anche di grande attualità. È un menù molto ricco, anche se si poteva fare molto di più. Naturalmente gli ospiti sono ospiti, come sempre, particolarmente motivati, sui quali lavoriamo, non sono scelte casuali. Spero che anche quest'anno avrete modo di trarre frutto, giovamento da questi incontri, e io adesso lascio con piacere la parola al collega amico Nicolò Maldina, che introdurrà Roberta Morosini. Grazie.
Ringrazio Luigi Canetti per l'introduzione, per un po' meno per avermi ceduto la parola, in quanto in questa frangente mi tocca un compito particolarmente complesso, che non è tanto quello di presentare Roberta Morosini, che è studiosa nota, importante, quanto quello di provare a ragionare sul nostro argomento odierno in maniera tale da definire qualche possibile spazio, la parola non la sto scegliendo a caso, come tra poco spero sarà chiaro, spazio di conversazione sull'argomento, che è appunto quello del Mediterraneo, da una prospettiva, io vorrei declinarla storico-letteraria, però in realtà questo è un termine per intenderci, che uso per intenderci, ma in realtà la prospettiva è molto più ampia, come si vedrà tra poco. Dunque, spero non me ne voglia Roberta se la introduco con poche parole, la prendo con poche parole, perché ho la possibilità di far riferimento e di confidare nella sua autorevolezza di studiosa di filologia romanza e che ha dato tanto all'italianistica, che essendo il mio settore scientifico disciplinare me la fa particolarmente cara e gradita, ed è studiosa di tante cose. Ricordavamo poco fa anche con Sebastiano Nobili un importantissimo volume dedicato al Filocolo di Boccaccio, pubblicato da Alfio Longo, che è una pietra miliare negli studi boccacciani ed è a tutt'oggi l'unico volume dedicato a questo testo, importantissimo, ma nell'ampia messe di studi di Roberta Morosini, quello che ci ha portato gli organizzatori, provare a ipotizzare, a giustificare la scelta di Roberta come relatrice all'invito odierno, è il fatto che tra i tanti meriti che Roberta ha in ambito medievistico c'è quello di avere da tempo posto il Mediterraneo al centro di una riflessione che è, per il mio limitato intelletto di italianista, è storico-letterario di fondamentale importanza, ma in realtà delle ricadute, delle aperture davvero di storia culturale nel senso più ampio e nobile del termine. E ci sono tanti studi che, se non vado errato, perché è possibile che sbagli, partono sostanzialmente da un autore come Boccaccio, che è il tuo autore, ma è anche un autore che fa del Mediterraneo, come verrà fuori, un luogo non solo letterario, ma appunto un luogo topico della propria opera, a partire, come tutti sappiamo, dal Decameron, ma e che recentemente si sono allargati in tante varie direzioni, tra le quali mi è particolarmente gradito ricordare il volume che mi sono portato, Il mare salato, il Mediterraneo di Dante, Petrarca e Boccaccio, che è uscito per Viella, la mia pessima memoria mi fa andare a vedere la data, ma sì, 2020, quindi stavo per dire in questi anni, nel 2020, che è un volume che sta alla base un po' delle nostre conversazioni, della nostra conversazione odierna, perché pone in maniera organica, sistematica e decisiva, a mio modo di vedere, il problema del Mediterraneo da una prospettiva letteraria, storico-letterario, occupandosi delle cosiddette tre corone. Il sottotitolo molto, molto umile è Il Mediterraneo di Dante, Petrarca e Boccaccio. Ecco, chi apre questo libro in realtà trova molto di più, a mio avviso, di quello che questo sottotitolo potrebbe lasciare intendere, perché al discorso opportunamente svolto sulla presenza del Mediterraneo e del mare e dei temi ad esso connessi, no? La navigazione, il naufragio e via dicendo, nelle opere di Dante, Petrarca e Boccaccio, quindi non solo di Boccaccio ma proprio in tutte le tre corone, quello che mi sembra sia un contributo decisivo è quello di avere contestualizzato questo in una considerazione più ampia del ruolo del Mediterraneo nella formazione, nello sviluppo della cultura medievale da cui nascono le opere di Dante, le opere di Petrarca e le opere di Boccaccio. Dunque, quello che il libro ci propone, ma di nuovo parlarne di fronte all'autrice mi mette un po' in imbarazzo, non vorrei aver frainteso, ecco, il modo in cui l'ho percepito io, lo ritengo un libro molto importante, è questo, cioè che a partire da questa ingenua lettura del sottotitolo, cioè pensare come si è pensato a lungo, no, al Mediterraneo e al mare come tema di questi grandi autori, come tema principe della cultura letteraria medievale. Se pensate, la commedia si apre con
un naufragio, come appunto ricorda anche Roberta in questo libro, la famosa similitudine del naufrago, e si chiude con un'altra immagine tratta dal mito argonautico e quindi di nuovo della navigazione, e in mezzo ci sono tante declinazioni sia del tema marittimo che della metaforica adesso collegata. Ecco, dicevo, questa impostazione più tradizionale si viene coltivato opportunamente da Roberta, ma viene inserito in un contesto più ampio che quello di problematizzazione del Mediterraneo all'interno del Medioevo come, e qui uso un termine abbastanza generico volutamente perché vuole essere un termine ombrello nel quale far entrare tante cose, spazio culturale, un termine forse sbagliato ma per avviare una conversazione può essere utile, come spazio di produzione e circolazione di cultura in ambito medievale. E questo è un discorso molto opportuno, perché spesso, e qui parla diciamo più la mia ignoranza che la mia possibile autorevolezza, mi sembra che proprio negli studi di impostazione letteraria nel Medioevo manchi spesso un'attenta valorizzazione di questi contesti culturali, cioè come veniva trasmesso il sapere in maniera concreta, quali erano gli spazi di incontro e qual era il contesto culturale, di nuovo l'aggettivo è per intendersi, da cui nascono e di cui si sostanziano dunque, da cui nascono e da cui si sostanzia la cultura degli autori che studiamo e da cui nascono e per il quale nascono le opere che leggiamo. Faccio un esempio che volutamente c'entra poco, anzi quasi nulla, con il volume di Roberta, perché non voglio appunto sovrappormi a quelle che possono essere le sue considerazioni. Una cosa che a me ha sempre stupito, ma di nuovo la sottopongo in maniera da conversazione affabile, quindi può essere anche una notazione ingenua, un esempio che mi viene sempre in mente è che noi studiamo la scuola poetica siciliana, grande momento fondativo della nostra cultura letteraria, eccetera, dimenticando non tanto che si tratta di una corte cosmopolita, poliglotta e che questi personaggi hanno una stratificazione culturale molto ampia, molto più ampia rispetto a quella che si potrebbe dedurre da uno sguardo retrospettivo, cioè se si guarda a loro solo come all'origine della nostra tradizione lirica, ma il fatto che la Sicilia all'epoca era piena di arabi, c'era una fortissima cultura islamica e abbiamo le poesie di questi arabi e ci sono infinite documentazioni di poesia lirica amorosa dei cosiddetti poeti arabi di Sicilia che io per diciamo un po' curiosità, un po' tempo da dedicare allo studio in più per via del Covid, mi sono anche letto ed effettivamente sono delle tangenze notevolissime che meriterebbero indagini. Ecco, credo che questo sia un esempio concreto, non diciamo marittimo, di un tipo di impostazione, cioè vedere come proprio la cultura si fa nella sua concretezza, quali sono gli ambienti. Questo è un primo aspetto che mi sembrava utile porre in evidenza. E come avete già capito, quello che è l'introduzione, o comunque l'avvio di questa conversazione che ho pensato di fare, è molto metodologica, ma perché penso che il portato di queste ricerche di Roberta sia non solo puntuale, testuale, esegetico, ma sia soprattutto metodologico. E quindi mi interessava far venire fuori questi punti. Ebbene, il Mediterraneo come grande spazio di incontro, noi di nuovo spesso, almeno io parlo per me, dico noi ma intendo me, non voglio accusare colleghi o lettori di avere le mie stesse manchevolezze, però parlando io mi permetto di porre questa mia manchevolezza al centro. Dicevo, spesso ci dimentichiamo dell'importanza dello spazio geografico e culturale del Mediterraneo quando leggiamo questi autori e spesso ci dimentichiamo di tenere bene a mente cosa è anche solo la semantica del mare per loro rispetto a noi, che è estremamente diverso. Un altro esempio che potrei fare, ma di nuovo per avviare una conversazione, una riflessione che vorrebbe essere anche di metodo, ma non rubando argomenti a Roberta, riguarda proprio Dante. Cioè il fatto che si apra con questa grande immagine di naufragio, la commedia Tu ne parli, molto opportunamente, è famosissima, no? La ricapitoliamo per chi non ce l'avesse a mente, ma nel 2021 nessuno non ha a mente l'incipit della commedia. Dante, appena uscito dalla selva, si volge indietro quando è alle pendici del monte e paragona questo suo guardare indietro a quello di un naufrago che è uscito dal mare in tempesta e si trova
in una zona di salvezza e riguarda quella che Dante chiama l'acqua perigliosa. Ecco, ebbene, noi vediamo questa immagine, possiamo leggerla a tantissimi livelli, c'è un intero, non un intero libro, ma un intero capitolo molto sostanzioso del libro di Richard Lansing sulle similitudini di Dante, che è solo su questa similitudine. Credo che l'ha pubblicato Alfio Longo, quindi se lo ricorderà meglio di me, saranno 60 pagine su 160 questo capitolo, e non si fa mai un cenno esterno alla commedia. Cioè, è una lettura totalmente interna di questa similitudine. Ecco, l'atteggiamento con cui Roberta legge questa similitudine è diametralmente opposto. Cioè, ha consapevolezza piena dell'importanza del tema della navigazione nella commedia, che diventa metafora del pellegrinaggio di Dante, ma anche della scrittura dell'autore. Lo sappiamo tutti, questo lo sa Roberta Morosini, lo sappiamo tutti, e c'è, ma c'è anche un contesto, c'è un'immagine del mare. Cosa vuol dire parlare del mare? È un'immagine estremamente stratificata, estremamente complessa, tanto complessa e tanto articolata che Richard Lansing ha potuto fare quella magistrale lettura tutta interna. Roberta ne ha dato una lettura particolare sulla quale magari, cioè, ti chiedo di dirla tu, non di farla riassumere a me, per darvi una suggestione ulteriore. Per me quella è un'immagine invece penitenziale, cioè a me vengono in mente i manuali per i confessori che all'inizio dicono la penitenza è la zattera che ti salva dal mare del peccato. Ora è evidente che non è inutile litigare, non è inutile mettersi a un tavolo e fare la voce grossa tra me, Roberta, Richard Lansing, non avrei neanche io la possibilità di alzare la voce più di tanto di fronte a questi maestri, ma bisogna capire che c'è tutto. Ecco, quello che io apprezzo di più del libro di Roberta e trovo congruo all'impostazione di queste conversazioni è proprio questo, di fare del Mediterraneo un grande luogo, perdonami la definizione che non vuole essere perentoria, un grande collettore oltre che un tramite, il Mediterraneo che divide, unisce ed è un grande collettore, un luogo, mi verrebbe da dire, sincretico, in cui si definisce tanta parte della cultura medievale. Ecco, ebbene, così come questa similitudine forse va letta dando ragione sia a Roberta, sia a Lansing, sia, spero, anche a me e ad altri che ci vedono altri, quindi va restituito al testo medievale una complessità che ai nostri occhi non è immediatamente evidente, perché sono passati giustamente 700 anni, sarebbe strano che avessimo gli stessi stimoli culturali del primo lettore della commedia. Ecco, in questa complessa operazione il recupero di un'idea di Mediterraneo è fondamentale, ed è un Mediterraneo appunto inteso come ho cercato di introdurre, come vorrei sollecitare Roberta a definire in maniera più autorevole, come appunto spazio non solo geografico, fisico, ma anche culturale. Ecco, questo ruolo del Mediterraneo nella strutturazione, nella definizione di quella che è per noi l'oggetto di studio fondamentale, cioè ricostruire la cultura da cui nascono e per la quale nascono le opere che leggiamo. Io partirei da qui perché mi sembra il portato più decisivo dei tuoi studi e l'argomento più ampio possibile per poterci far entrare tutte le suggestioni delle tue ricerche e di questo bellissimo argomento. Grazie. Vorrei ringraziarti subito perché penso che tu abbia coperto veramente gli aspetti più importanti del libro. Prima però di iniziare la nostra conversazione, permettimi di ringraziare te intanto, poi Sebastiana Nobili e Luigi Canetti per aver sempre con lo stesso spirito di grande collegialità e generosità avermi voluta qui tra voi. E devo anche ringraziare il Comune di Ravenna, la dottoressa Francesca Masi e anche la dottoressa Noemi Pagliarino per la grande cortesia. E infatti in uno dei nostri ultimi scambi mi sono permessa di citare Dante per dire loro che siete la parte, quella parte bella dell'Italia del benfare, quindi grazie per la vostra ospitalità, grazie a tutti. È difficile riprendere il discorso dove l'hai lasciato tu, perché veramente hai tirato fuori, come dicevo, gli aspetti che speravo venissero fuori, cioè non di un discorso conclusivo sul mare, ma di un inizio di una conversazione. Una conversazione non solo la nostra, per la quale vi sono veramente molto grata, proprio per la modalità delle conversazioni, quindi non monologhi,
ma momenti di confronto perché si possano ripensare anche dei percorsi metodologici. Dunque, diciamo che il libro intanto nasce dalla mia esperienza di docente studiosa dall'altra parte dell'oceano. Sono nell'esecutivo di un Mediterranean Seminar, facciamo dei workshops in tutte le università che ci accolgono e accogliamo soprattutto dottorandi e cerchiamo di formare questi giovani ricercatori allo studio del mare da vari punti di vista, non ci sono veramente dei settori disciplinari. Quindi forse come aveva intuito anche la casa editrice, questo libro probabilmente non avrebbe visto la luce in Italia, lo dico senza fare polemico perché sono qua, quindi il bello di questi momenti è quello della condivisione. Dunque la mia passione, il mio interesse per la geocritica, quindi lo studio degli spazi, no? Gli spazi letterari mi hanno portato alla lettura del mare all'interno della commedia. Peraltro uno studio che ho presentato per la prima volta proprio qui al Dipartimento di Beni Culturali. Nasce lo studio da quella prima similitudine, no? nella commedia, che giustamente, come hai detto tu, io prendo quella similitudine del naufragio per tessere intorno a quel motivo la vicenda di Dante, pellegrino marinaio. Cioè, con quella similitudine, appunto la prima del poema, Dante associa il mare in tempesta con la selva oscura e associa il pellegrino al quasi naufrago. Ovviamente tutti sappiamo che lì c'è già il percorso di Dante, Ulisse, il suo Ulisse, e immagine ombra, come la chiama Boitani, no? Che si staglia, si accampa sul poema, ma c'è anche ci sono anche una serie di altre immagini nautiche e marittime che mi si sono presentate davanti durante la mia navigazione, per esempio la figura di Medusa. Boccaccio, lettore dell'Inferno, commenta questa similitudine puntando l'attenzione sul verbo guatare. Tu facevi riferimento, no, alla tradizione biblica, al mare amoroso, la zattera su cui bisogna imbarcarsi per salvarsi dal mare. Dante con questa similitudine opera una serie di importanti innovazioni. La prima è, come dicevo, la devo a Boccaccio, lettore dell'Inferno, che punta sul verbo guatare. Il quasi naufrago si ferma, si gira, guarda l'acqua perigliosa dalla quale appunto ha trovato adesso scampo sulla riva, e guata. Il verbo guatare è un verbo fondamentale che apre poi tutta una serie di nuove letture intorno al tema del naufragio, perché quando poi Dante si ritroverà alle porte della città di Dite con Medusa e Virgilio che gli copre gli occhi perché non venga petrificato, lì di nuovo c'è il verbo guatare. Perché è importante? La conoscenza passa attraverso gli occhi. Medusa è immagine marittima, figlia del re Forco. Aveva copulato, ci raccontano ovviamente gli antichi e poi i commentatori danteschi, che aveva copulato nel tempio di Minerva con Nettuno. Quindi comincia a stagliarsi tra le due figure di Medusa e Minerva questo percorso che è del pellegrino, ma adesso anche marinaio, verso la conoscenza. Quella conoscenza viva, quella predetta conoscenza, che lo aiuterà a salvarsi dal mare fallace, il mare torto, dirà in Paradiso 26, per arrivare sulla riva del mare dritto. Quindi il percorso viaggio di conoscenza di Dante è un viaggio che si fa da pellegrino per terra, ma si fa anche per mare. E ce lo dicono tutte queste figure o immagini marittime. E quindi sì, il naufragio, sì, il confronto tra Dante marinaio e Ulisse, ma
c'è anche tanto altro, e soprattutto c'è quel viaggio di conoscenza che avviene soprattutto attraverso il mare, tanto che io sono arrivata a definirlo un poema acquoreo, però quando dico poema acquoreo intendo anche parlare dell'idrografia fluviale, questi fiumi che poi diventano luoghi di memoria personale e memoria patria, cioè il mare. Ci pensavo quando ho lasciato Ravenna l'ultima volta che ero qui 3 settimane fa in occasione del vostro convegno. Andavo da Ravenna a Chiavari, quindi questi due luoghi in cui è stato esule, no, Dante. E pensavo proprio a come il mare e i fiumi raccontino la vicenda personale dell'esule. Quindi tu dicevi storia culturale, e anche il mare racconta anche la storia di Dante esule. E la storia, quella con la lettera maiuscola, dell'uomo, perché per la prima volta nella commedia il mare è una valle di acqua, cioè non è questo stagno chiuso, come ce lo rappresentavano anche Platone, insomma gli antichi. E quindi Dante, che ricordiamo non è mai stato su una imbarcazione, lui guarda alla terra dal mare, quindi assume un punto di vista di chi guarda cosa succede in mare, sulla superficie dell'acqua, un po' come direbbe Abulafi adesso, andiamo a vedere chi ha bagnato i piedi in questo mare, e Dante lo fa. E per chi ha letto tutti gli studi degli storici fondamentalmente del Mediterraneo, perché mancano gli studi sul Mediterraneo letterario, si può dire che Dante era all'avanguardia, perché appunto ha assunto il punto di vista di chi guarda al mondo dall'acqua. Spazio culturale. Matvejevic, al quale ho dedicato questo libro, dice che il Mediterraneo non è solo geografia, quindi con mia grande sorpresa, perché mi sono molto divertita a scrivere questo libro, divertita nel senso che è stata una ricerca dove sono venute fuori veramente delle sorprese inaspettate. Il mare racconta la storia di Dante e racconta la nostra storia, tanto vero che in copertina ho messo l'immagine di uomini che navigano. E io mi fermo qua, però magari se ci sono degli spunti ulteriori. Ma sì, ti ringrazio per aver spiegato molto meglio di quello che avrei mai potuto fare io la prospettiva dalla quale hai guardato al mare nella commedia, e che ha fatto venire fuori di nuovo. Io cerco di fare la spola tra il dettaglio e l'acquisto esegetico puntuale per certi luoghi di Dante o di altri autori, e per le opere nel loro complesso, al punto forte metodologico che mi sembra quello che può essere trattenuto anche al di là della medievistica e della dantistica, boccaccistica, eccetera. Ecco, l'idea di fondo è anche, mi sembra venga bene da quello che ci hai detto sulla commedia come poema acquoreo, che si può essere d'accordo o no sulla definizione, ma che la metafora nautica abbia un ruolo fondamentale, evidente a chiunque, quindi è innegabile, pone appunto il problema di che al centro del tuo volume, cioè di capire, di vedere l'importanza di questo spazio geografico, che è anche spazio culturale, e non si sottovaluterà mai l'importanza di spazi come il Mediterraneo nell'aver dato forma a una cultura. Di nuovo, a me vengono esempi che sembrano fatti pro domo mea, ma semplicemente perché vengono da quello che studio e quindi mi sono più familiari. Cioè, se noi pensiamo che Dante, di quello che smettiamo anche di parlare di Dante, perché non vorrei fare sempre la parte del dantista tutto al più nel 21, che ormai è saturo di dantismi. Dicevo, se noi pensiamo che di Dante, un autore della cui formazione intellettuale, che è una categoria abbastanza di moda ultimamente, sappiamo poco o nulla, e quel poco che sappiamo spesso è malcerto, è sempre da correggere, però di una cosa siamo certi, si
forma a Firenze, questo possiamo dirlo senza tema di smentita. Ecco, Firenze è una città, ci arrivo alla larga, ma arrivo anche al Mediterraneo, non vi preoccupate. Ecco, Firenze è una città non marittima, non è sul mare, questo è il problema principale di Firenze da un punto di vista culturale, perché la Firenze di Dante vive, e riassumo malamente un'impressione che io ho ferma, di una grande contraddizione, cioè è una sottospecie di New York dal punto di vista economico, perché è una grande metropoli, gli ordinamenti di giustizia stanno lì a documentarcelo, sono i mercanti o quelli che diventeranno i mercanti boccacciani che stanno avendo un boom, cioè Dante, tutti i documenti che riguardano Dante sono documenti relativi a prestiti di denaro, cioè gira denaro e ce n'è bisogno di contanti, quindi è una metropoli in espansione, metropoli che in costruzione, perché Dante vive nel cantiere di quella che per noi è Firenze, quindi grandissimo centro. Culturalmente, se uno va a vedere che libri c'erano, cosa c'era, rimane un po' deluso, non c'è una grande... non sembra un grande centro culturale, probabilmente perché non è sul mare, una delle possibilità, perché i grandi centri della cultura toscana sono tutti sul mare, non il Mediterraneo, però Pisa, e da lì poi certo Dante vive quella fase di trapasso. Ecco, dicevo, uno parte da lì, si fa quest'idea, quando in realtà Mediterraneo come luogo in cui si viaggia e si porta cultura, quando Dante è a Firenze e vive, probabilmente Dante non lo sa neanche, un frate francescano, Ricoldo da Montecroce, che è un autore che, se io sapessi l'arabo, studierei immediatamente perché è fenomenale, che va in Terra Santa, va nei luoghi islamici, torna e scrive tantissimo sull'Islam, vuole provare a tradurre il Corano, c'è un manoscritto alla Nazionale di Parigi con un manoscritto del Corano con le glosse latine di Riccoldo, e quindi commentare il Corano, e scrive opere che stanno lì per tanto, perché la prima traduzione italiana rinascimentale, l'Alcorano di Macometto, ha come prefazione una traduzione di un testo di Riccoldo, senza ricondurlo a Riccoldo, quindi è un grande autore che viaggia per il suo attraverso il Mediterraneo per il suo lavoro sostanzialmente, e riporta a Firenze una marea di nozioni su questa cultura, e quindi allora evidentemente si sostanzia anche di questa capacità del Mediterraneo di connettere cose apparentemente lontane. Ho citato Riccoldo anche perché appunto Roberto è particolarmente sensibile a questo aspetto del rapporto con la cultura islamica, eccetera, ma va bene. Dicevo, questo, di fronte a tutto questo, questa importanza, l'altra grande sfida, come ci hai fatto ben vedere, è vedere cosa ne fanno gli autori, no? Perché evidentemente è un tema ineludibile, data l'importanza, siamo ancora in una civiltà sostanzialmente mediterranea, siamo molto prima dello spostamento atlantico di cui Roberta è parte, essendo appunto studiosa transatlantica, però siamo in un Mediterraneo che è ancora al centro vero, non siamo ancora al Mediterraneo di Lepanto, in cui sì, si combatte la battaglia di Lepanto, ma non è che sia un evento così epocale, ormai si giocava già tutto da un'altra parte, ma dicevo, quello è un altro tipo di storia. Ecco, cosa ne fanno? Dante ne fa una grande metafora quasi eponima, si può discutere a che livello, ma Boccaccio anche ne fa qualcosa di importante, perché qui mi muovo veramente per liti molto pericolosi, perché ho due boccacciste importantissime come Roberta Morosini e Sebastiana Nobili che mi guardano, e quindi temo anche possono lanciarmi qualcosa, ma ne fa, ecco, un luogo in cui alcune idee fondanti del Decameron trovano applicazione. Ecco, su dire trovano ispirazione non saprei se Boccaccio abbia appunto maturato queste idee sulla base di una tra virgolette ispirazione a cuore a Mediterraneo, ma sicuramente trova nel Mediterraneo uno spazio narrativo utile a dimostrarle narrativamente, perché è il luogo in cui appunto tutta questa molteplicità si misura in senso proprio, che è un utilizzo assieme simile ma diverso rispetto a quello di Dante, simile per l'importanza ma diverso per la mi sembra la funzione narrativa che svolge, ed è più diciamo un Mediterraneo. Quello che ti volevo chiedere era qualche chiarimento, almeno per me, più innanzitutto sulla apparente diciamo discrasia tra la realtà del Medioevo del Mediterraneo del Decameron, testo realista
tutt'altri mai, per, in una tradizione critica, e invece la funzione che esso ha, che non è quella metaforica dantesca. Non so, perché poi Boccaccio, tu hai dedicato altri interventi molto belli alle cartografie boccacciane, alla geografia di Boccaccio, cioè Boccaccio è, come recita un titolo di un tuo volume, anche geografo, mentre Dante è più metaforico del mare, diciamo così. Non proprio. Sì, infatti vorrei, se posso, un attimo, tornare agli aspetti rivoluzionari del mare nella commedia. Prima appunto per sommi capi, no, sono tornata all'immagine del naufragio, la prima similitudine di tutto il poema, per stabilire subito una prima grande rivoluzione. Dante quasi naufrago richiama Enea quasi naufrago, ma a salvarlo Enea ci pensano gli dei, quando gli dei si mischiano nelle vicende dell'uomo. Perché il verbo guatare è importante? Sofisticato come era Boccaccio, lettore dell'Inferno, e, perché a differenza della tradizione biblica, dove nel mare non ci devi proprio andare, ci devi stare lontano, infatti è un'immagine bellissima di Davide, no? Che chiede aiuto a Dio di essere salvato dall'acqua, si vedono tutti i pesciolini, no? Intorno, per dare tutta l'idea del terrore del mare nella tradizione biblica, perché il mare è la figura del secolo, quindi il luogo di tutto ciò che è temporaneo, mondano, le tentazioni, la corruzione del mondo, figura, immagine che poi si reitera in quella di Medusa, ma è importante perché il percorso, viaggio, navigazione di Dante verso la conoscenza nasce proprio da questi versi, cioè il mare non lo devi evitare, devi imparare piuttosto a equipaggiarti per non naufragare. Allora lì c'è l'immagine di Ulisse, perché lui ha imparato a acquisire virtù e conoscenza, però equipaggiandosi, e poi in seguito, in tutta questa, sempre tutto ciò che scaturisce da questa similitudine iniziale, un percorso di conoscenza che si acquisisce coltivando nel corso del poema tutte queste immagini nautiche. Non può essere un caso che il poema inizi con l'immagine del punto del quasi naufrago, che il purgatorio inizi con Dante che dice mi lascio il mar crudele alle spalle, quindi l'inferno viene assimilato al mare crudele. Poi il purgatorio è la navicella del mio ingegno, prende la navigazione, quindi si rimette in acqua, e poi in paradiso l'immagine di Glauco. Io sono molto legata a questa immagine di Glauco, mi è molto cara, perché Dante, per esprimere uno dei momenti più di ineffabilità che sta vivendo nel poema, lo fa affidandosi alla figura di Glauco. Chi era Glauco? Era un pescatore, ce lo racconto Ovidio. Stava pescando e vedeva che questi pesci che aveva pescato, mangiando una certa erba, ritornavano in vita e tornavano in acqua. E giustamente Glauco, anche io avrei fatto lo stesso, ma me la mangio pure io quest'erba, no? E che cos'è quest'erba? È la sapienza. Quindi questo nutrirsi di sapienza che fa Dante consorto con gli altri dei, cioè lui diventa alla stessa natura degli altri dei. Poi tu, ovviamente col tuo acume da lettore, di studioso, è veramente un piacere avere te come interlocutore oggi, Nicolò. Parlavi di molteplicità, la molteplicità. Dante raffigura il mondo nella sua molteplicità quando ci descrive il mondo come il mare dell'essere, dove ognuno segue, no, in chiave tomistica, il suo viaggio verso un porto. E quindi questo guardare al mondo, sì che la chiama la aiuola che ci rende tanto feroci, però c'è un amore per il mondo, c'è un'attenzione per il mondo che lui racconta attraverso il mare. Ricordiamo tutti questa immagine bellissima in paradiso. Beatrice dice a Dante, ah, adesso ti trovi, io la rendo un po' napoletana Beatrice, e vabbè, ah, ti trovi, affacciati, vedi un po', guarda la terra, come ci rappresenta la terra Dante, 27° del paradiso, ce la rappresenta
attraverso il Mediterraneo, cioè ci dice che la Terra è dalle colonne d'Ercole, dallo stretto di Gibilterra alle coste della Fenicia, dell'Asia Minore. Quali sono questi due poli in cui lui circoscrive la Terra? Sono i luoghi da cui è partita Europa, il dolce Carco, Europa che viene in fondo rapita da Giove, storia che purtroppo conosciamo, fin troppo contemporanea. Giove rapisce Europa, quindi mito che Dante ovviamente conosce, la costa dell'Asia Minore, ha un mito suo letterario che ha inventato lui, di Ulisse che fa naufragio sulle coste, appunto nello stretto di Gibilterra. Cioè, che cosa voglio dire con questo? Voglio dire che il mare ci racconta la vicenda delle isole, come dicevo prima, ma ci racconta anche tanto altro. E da studiosi di letteratura, da filologi, io parlo di filologia della letteratura, secondo me dovremmo esercitare un po' in più lo studio dello spazio, con categorie epistemologiche che ci aiutino a far parlare questi spazi, a porci in ascolto di che cosa ci raccontano. Due immagini, una che riguarda questa terra così cara a Dante. Quando Dante, per dire che per far dire a Francesca di dov'è, no? Ci parla di questa terra dove discende il Po che trova pace con i suoi seguaci. Cioè, questa è un'immagine di grande nostalgia delle esule, quasi che questi fiumi volessero trovare quella pace che vuole trovare lui, no? in queste fazioni che poi l'hanno appunto costretto a restare fuori dalla sua città. E lo stesso pensavo quando sono andata in Liguria, a Chiavari, la Fiumana Bella. Dante inventa un verbo, tante volte lo fa, ma in questo caso inventa un neologismo, sadima. Sadima, la Fiumana Bella, sadima, fa rima con cima, dove c'è l'emblema, lo stemma della famiglia dei Fieschi che prende appunto il nome dalla lavagna. Dante poteva dire che Savalla, scende, poteva usare qualsiasi altro verbo, invece ne inventa uno e lo inventa di nuovo per un fiume in cui sembra proprio trovare pace nel mare. È un momento in cui i fiumi sono fondamentali per arrivare al mare. E Boccaccio, che è sempre il grande lettore di Dante, in una novella che della seconda giornata, e guardo la mia collega Sebastiana Nobili, rende omaggio alla vicenda di Dante e esule come? Mettendo in evidenza due elementi fondamentali, il mare. Dante racconta che Boccaccio racconta di Beritola che con l'arrivo degli Angioini ha paura che il marito aragonese insomma venisse messo in prigione, poi viene messo in prigione effettivamente, lei scappa e ha un figlio e poi è gravida e incinta di un altro figlio e che chiama Fantasia lo scacciato. E questi bambini vengono rapiti mentre la mamma con la balia dei bimbi sono a Ponza, vengono rapiti dai genovesi. Chi porta Beritola in Lunigiana? Corrado Malaspina e la moglie. E c'è un momento in cui Boccaccio dice che la nave spinta dal vento entrò nel Magra e poi sbarcarono per arrivare ai loro castelli. I fiumi quindi non sono come li concepiamo oggi, no? Giustamente, fanno parte di questa lettura acquatica e in questi fiumi lui affida appunto la sua vicenda di esule. Non è possibile, per esempio, nel canto ventesimo dell'Inferno, gli indovini. C'è un indovino che si è ritirato a Luni. Allora Dante ci dice che da lì ci arrivano i marmi bianchi, no? Lui è in una caverna in questo posto selvaggio, aspro, e Dante dice, eppure vede il mare. Cioè, non era necessario darci questa informazione sul mare. Se ce la dà è proprio perché c'è qualcosa del mare in cui riversa la sua nostalgia,
è un mare che ci racconta qualcosa in più. Lo fa col mare Adriano, lo fa con i fiumi. Quando Guido del Duca, sempre per restare con i personaggi di questo territorio, gli chiede: ma tu di dove sei? Lui non dice: io sono di Firenze. Lui dice: io sono di quel territorio attraversato dall'Arno. San Francesco, sia per le stimmate che per l'origine di Francesco, le perifrasi sono sempre di fiumi che circoscrivono l'origine di un personaggio, incluso il Gange, per dire appunto che non chiamiamo Assisi ma chiamiamo l'Oriente. Quindi parlare di poema a cuore veramente significa includere anche i fiumi in questa conversazione. Non so se sei d'accordo. Io sono d'accordo su tutto quello che dici, nella misura in cui è importante evidentemente per Dante. Cioè, ci sono, tu ragioni, la cosa bella delle tue ricerche è anche che ragioni sui testi e poi non sovraimprimi mai una teoria su un testo, almeno mi sembra, ma fai emergere, perché per esempio per un medievista duro e puro, meno letterario, parlare appunto di geocritica mi sembra un po' come dire: oddio, che stai facendo al mio Dante, no? In realtà sono nomi. Quello che fa Roberto è provare a far interagire queste moderne teorie e con una lettura molto attenta e filologica appunto dei testi, da filologa romanza qual è. Per cui sono sostanzialmente d'accordo e diciamo total più che leggendo il tuo libro, così come gli altri che hai dedicato all'argomento, a me è sempre venuta una riflessione che vi sottopongo con un certo candore, perché è una riflessione talmente generale che non risulta senz'altro ingenua, e quindi non è una riflessione che vuole essere perentoria e assertiva unicamente. Ecco, l'impressione è questa, cioè mi sono sempre posto come domanda, leggendo questo tuo libro, sì, il mare è talmente importante, cioè il mare Mediterraneo, quello, il mare salato, il mare Nostrum, eccetera, è talmente importante per questi autori e per la loro cultura, che in un certo senso definisce anche quella cultura lì, quella civiltà lì. E non è un caso che effettivamente quello che noi percepiamo tra vari dibattiti o meno, che è il passaggio tra la cosiddetta età medievale ed età moderna, è anche il passaggio lento, graduale, eccetera, da due mari, da due orizzonti acquatici, no? Da quel famoso mondo e civiltà che si muove ancora in area mediterranea e al mondo invece atlantico, eccetera. È un processo lento e che non inizia certo con Colombo, il quale va, come è noto, se chi legge il suo diario, il primo viaggio lo fa sperando di trovare le ricchezze descritte da Marco Polo nel Milione per rifare la crociata a Gerusalemme, quindi cioè, non era esattamente l'idea di aprire un nuovo capitolo quanto di ritornare all'idea crociata. Ma va bene, dicevo, questa capacità definitoria, no? Del mare, dello spazio, per proprio un'epoca, una civiltà letteraria, per quanto ristretta sia, perché in epoca appunto di Volgare, stiamo parlando di questo centinaio e mezzo d'anni, giù di lì, è fondamentale. E a questo punto mi chiedo e ti chiedo di redarguirmi se sono troppo libero nell'interpretarti o nel proporre delle conseguenze. Trovo estremamente significativo che questo tuo itinerario si apra con Dante. Abbiamo visto in maniera molto articolata cosa tu intendi per poema a cuore in riferimento al poema dantesco. Abbiamo accennato alla utilizzo di Boccaccio, che nel Decameron sembra quasi riflettere uno stato di cose, non in senso realistico, ma utilizza il Mediterraneo come spazio scenico in cui fare agire i propri personaggi, al pari di città, castelli, corti, eccetera, perché lo era veramente uno spazio in cui gli uomini andavano e venivano, e allora lui chiaramente fa di questo spazio il luogo in cui inscenare questi racconti, che sono anche emblematici di determinate categorie, concetti, eccetera. Ecco che questo itinerario si concluda però con Petrarca, che è straordinario, perché Petrarca, io seguo soprattutto quelli che sono stati gli oggetti del tuo interesse, Petrarca è un
campione dello sport, dei social, cioè far finta di essere stati in vacanza dove non si è stati, perché scrivo un itinerario per la quale viaggio alla Terra Santa non essendoci mai stato, e quindi è tutto immaginato, no, questo viaggio, non è più il Mediterraneo reale che vi ha navigato veramente, ma quello immaginato e descritto in determinati caratteristiche, poi arriva, e ho trovato molto acute alcune tue osservazioni sul canzoniere, sui Rerum Vulgari un fragmento, a utilizzare il mare in senso non così pervasivo come Dante, ma sicuramente decisivo, ma in una maniera totalmente, non trovo l'aggettivo, cioè svincolata da una realtà delle cose, mi sembra. Cioè, sì, è completamente letterario, completamente, sì, veramente la metafora lì è tutto. Sì. E potrebbe essere il Mediterraneo o il mare dell'Indocina, non cambierebbe granché. Mentre l'impressione è che invece, già in autori o di poco precedenti, ma quel di poco tra Dante e Petrarca sono due civiltà letterarie completamente diverse. Passa pochissimo tempo, ma siamo più vicini noi a Manzoni di loro, perché cambia tutto. Dicevo, ma anche con i suoi... autore, non solo amico, ma anche appunto coevo come Boccaccio, ci sia proprio questa diversità totale. Allora che Petrarca sia poi l'autore che a livello manualistico e diciamo di letteratura percepita a livello diciamo immediato scolastico, sia l'autore che più di tutti anticipa quello che sarà, ecco, chiude in un certo senso l'epoca medievale, la chiude anche mettendo, riducendo il Mediterraneo, o meglio il mare, perché non è quasi più il Mediterraneo, a metafora, senza un più quell'agganciare a quella civiltà, e trovo straordinario che sia coincidente, e quindi in un certo senso la chiusura e la fine di questo impiego del Mediterraneo in maniera così esplicita, così importante, eccetera. Non per caso mi sembra che sia il più corto il capitolo su Petrarca tra tutti, perché, sì, ma non perché tu non avevi voglia di farlo, perché effettivamente, no, sì, ecco, ci c'è questa coincidenza straordinaria. E allora di converso il Mediterraneo definisce proprio, almeno in parte, una cultura che è una cultura ricca, sincretica, ma chiaro, quando diciamo il Mediterraneo definisce una cultura non è che la definisce in toto, però ne definisce una parte sostanziale, essenziale, che non va tratteggiata. Non ti ho formulato esplicitamente una domanda, ti ho posto un problema, volevo diciamo, no, sentire la tua opinione su questa... No, mi fa piacere che tu abbia voluto attraversare le tre corone dal punto di vista del mare, perché un po' era quello lo sforzo, cioè tutti e tre mostrano che non puoi ignorare il mare, e non Viro mare quanto è bello, cioè in una maniera in cui tutti e tre fanno i conti col mare da poeti, perché poi c'è questo aspetto che non abbiamo ancora coperto della poesia. Dell'ardita prora, no? Che è la poesia di questo legno che cantando varca laddove aveva fatto naufragio Ulisse. Tutti e tre sono legati in un modo o in un altro dal mare, ci devono fare i conti. Boccaccio deve fare i conti col mare perché siamo nella civiltà appunto, no? Dove è quella dei mercanti, per cui un mare attraversato da uomini e da donne, dove il titolo del mare salato mi dà la possibilità di parlare della sapidità che corrode soprattutto le donne che attraversano questo mare, perché non lo attraversano mai volontariamente, ma perché sono state rapite, sono state prese come merce e scambiate appunto come tale. Ma quando si parla di Boccaccio e sappiamo tutti che il suo mare è un mare realistico, cioè abbiamo visto, letto, quasi determina che il mare e la geografia di Dante e di Petrarca non siano tali. Allora qui la grande scoperta che non ho fatto io perché l'ha fatto Dante, cioè Dante è il primo a localizzare geograficamente come se fosse un portolano, come se avesse avuto davanti il portolano di Ali Drisi. Noi non siamo in possesso di queste informazioni per sapere se effettivamente nella biblioteca di Dante ci fossero questi portolani. Lui utilizza i miti, quindi un mare privo di dei,
Gli dèi non intervengono nella storia dell'uomo, aiutati che Dio ti aiuta. Cioè, nel secondo, nel terzo canto, Dante, ricordiamo che dice: a quest'ora tutti vanno a dormire, io però non posso addormentarmi, il rischio è di ricadere nella selva oscura e non mi ricordo come ci sono entrato. Quindi l'idea che Dante liberi il mare dagli dèi, dalle divinità, però utilizza i miti per localizzare i luoghi. Se noi prendiamo tutti i luoghi in cui lui fa riferimento a un mito, penso a Scilla e Cariddi, noi vediamo che sono tutti posti che esistono. Lui li rievoca al lettore colto, che riconosce nel mito di Scilla e Cariddi lo stretto di Messina. E quando ne parla, ripeto, ce ne sono tanti, ma mi soffermo su questo, che è anche quello più conosciuto, lui attribuisce il pericolo per i marinai di attraversare lo stretto di Messina non agli dèi, non né a Scilla né a Cariddi, ma a delle spiegazioni scientifiche e meteorologiche. Quindi un approccio molto razionale e scientifico ai fenomeni prima attribuiti all'intervento degli dèi. Penso anche a Tifeo, cioè l'Etna, ragazzi, lo zolfo, non è l'intervento degli dèi, di Eolo e altri, ma appunto sempre spiegazioni molto razionali. Quindi partiamo dal fatto che se Boccaccio ci rappresenta un mare realistico, dove gli attraversamenti ci danno tutto il senso di quella connettività di cui parlano i grandi studiosi del Mediterraneo, Purcell e Orden, è anche vero che un mare è geograficamente dato, delle impressioni cartografiche precise ce le dà già Dante. E permettimi di ricordare a tutti un momento della commedia che io ritengo fondamentale e rivoluzionario, che è quando Folchetto di Marsiglia, per dire che lui è di Marsiglia, ma ha origini genovesi, fatto che viene ancora dibattuto se fosse genovese, marsigliese, però ecco, quando lui deve dire a Dante che è di Marsiglia, e quindi dire la sua provenienza, come si diceva prima, insomma, lo fa attraverso delle perifrasi. È a lui che affida Dante questa lettura cartograficamente data, impressioni cartografiche di una precisione incredibile, che delineano geograficamente il Mediterraneo. Lo fa attraverso i fiumi e lo fa attraverso la descrizione della maggior valle in cui l'acqua si spanda. Quando dice in cui l'acqua si spanda, ci dà due informazioni anche lì molto realistiche. Non è solo Boccaccio che lo fa Dante prima, perché dicendo che è la maggior valle in cui l'acqua si spanda, ci sta dicendo che stiamo parlando di una valle d'acqua, quindi intrinsecamente mobile, e mi complimento con voi per il tema, no, di queste conversazioni dantesche in cui Dio è colui che, no, che tutto muove, quindi questa è l'idea della mobilità, dell'acqua che è intrinsecamente mobile. Quindi geograficamente dato con Dante, che lo affida la descrizione, la spiegazione del Mediterraneo tramite il poeta più mediterraneo dei poeti, che è Folchetto di Marsiglia, che si definisce litorano di questa valle. Quindi anche lì una lettura di tipo marittimo, acquatico, uno potrebbe pensare che stia forzando un po' le cose, però effettivamente nei luoghi deputati del poema ci sono questi richiami. Poi c'è Boccaccio, di cui abbiamo parlato, e Petrarca. Io sorridevo mentre parlavi del Petrarca, perché sì, il capitolo è breve, proprio perché, come dicevi, nel canzoniere Petrarca e il mare si riassume in quell'immagine che ho messo alla fine, no, del repertorio iconografico. E Petrarca si aggrappa, c'è una nave, si vede chiaramente, che ha fatto naufragio, perché racconta in uno dei sonetti che appunto lui, l'unico delle tre corone ad aver fatto esperienza della navigazione, lui racconta di, o almeno accenna ad un naufragio, e qui in questa eloquente immagine del naufragio c'è Petrarca, Francesco, che si aggrappa a una pianta di lauro. Quindi ci salverà la poesia dal naufragio,
Questo era un po' il senso. Invece l'itinerario mi diverte tantissimo, come diverte pure te, perché il grande assente è il mare. Cioè lui aveva una paura incredibile del mare. Allora dice al suo amico, guarda, tu da Genova parti e vai in Terra Santa, devi vedere questo, devi vedere questo. A me appassiona molto il consiglio che dà a Guido quando arriva dalle parti di Napoli. È una periegesi, che è una celebrazione dell'architettura pagana e cristiana vista dal mare, ma il grande assente è il mare. è bello, no? Secondo me è un testo che andrebbe insegnato e intanto messo a disposizione anche del grande pubblico, magari in italiano, perché qualcosa su cui dovremmo ragionare, perché è veramente bello. Cosa pensi tu? Io sì, sono d'accordo, insegnarlo sarebbe arduo, cioè non sarei in grado perché è un testo molto difficile, però sì, tradotto in italiano dal latino senz'altro. Io prima di riprendere la parola su queste suggestioni volevo farmi certo con gli organizzatori di quanto tempo ci resta per non... una decina di minuti, quindi non volevo occuparli tutti io, ecco, più che altro per questo. No, io ti ringrazio molto della tua precisazione, che appunto va in quella direzione, mi sembra, perché l'immagine a cui facevi riferimento di Petrarca naufrago che si aggrappa all'alloro, che è chiaramente quello poetico con tutte le varie simbologie che siamo abituati a riconoscere all'alloro nel canzoniere, però ritorniamo lì, cioè potrebbe essere Petrarca nel mare dell'Indocina, cioè non ha più quella connotazione, l'importante è l'alloro, sì, non è il mare, sì. E quel mare lì è lì in quanto mare, non in quanto, sì, Mediterraneo, sì. Mentre quello che ci hai detto tu, ritornando su Dante, è molto preciso per far capire come lì sia invece proprio il Mediterraneo, poiché Dante abbia questa precisione scientifica nell'approccio è straordinario, e da lì poi è la base di molte immagini, diciamo così. Faccio un esempio che è banale e non è a cuore, o giusto per uscire un attimo anche noi dal pelago alla riva, ma è straordinario pensare che Satana nel 34esimo, la caduta è folgoreggiando, che uno dice va bene, è una bella immagine suggestiva, ma assume a mio avviso tutto un altro valore se si pensa che per la scienza medievale, si pensa ad Alberto Magno, la folgore è un fenomeno paradossale perché è contrario alla natura. Il fuoco deve salire, naturalmente sale, nella folgore è l'unico caso in natura in cui il fuoco, contrariamente alla sua natura, scende. E allora quella è, capite che aveva essersi letti un trattato sulla meteorologia, o avere avuto cognizioni meteorologiche precise, Dante lo sa queste cose del fuoco eccetera, le ce le dice nel Purgatorio, quindi le conosce bene, dicevo, conoscere quello per Dante è la base per poi costruirci un'idea immediata in una sola parola, folgoreggiando, di un intero personaggio epocale come Satana. La stessa cosa avviene forse anche nel Mediterraneo, no? Cioè questa valenza si sostanzia di una precisione, di una puntualità che la rende, cosa che a Dante interessa tantissimo, credibile, perché Dante vuole sempre essere credibile in quello che dice, non farebbe mai una cosa vaga. Aveva bisogno, soprattutto per chi sta raccontando il mondo dell'aldilà, l'esperienza ultraterrena, il riferimento ai fiumi, al paesaggio, al mare, è un modo per dare al lettore un senso molto concreto di questo viaggio che sta facendo. Siccome il tempo è poco, volevo condividere, ci tengo molto, perché tu giustamente hai richiamato l'attenzione su questo con Petrarca, il mare per Petrarca, che potrebbe essere qualsiasi mare. Infatti io parlo del un mare di Francesco, è un mare che rappresenta il suo stato d'animo, la sua interiorità, quindi un mare tutto suo, e giustamente come dicevi tu non è, potrebbe essere qualsiasi mare, mentre invece l'itinerario è il Mediterraneo. Che lui celebra senza però mai menzionarlo. Ma Francesco che si aggrappa alla pianta dell'alloro, e Boccaccio che riprende nella genealogia la commedia. Il viaggio in mare di Dante è un viaggio fatto in prima persona, col suo nome di battesimo. Cosa fa Boccaccio nella genealogia? Fa per dimostrare
al re Ugo di Cipro la verità delle favole degli antichi, cosa fa? Fa un viaggio, lo fa, scende da Certaldo, si imbarca nel fiume Elsa e poi va in mare e comincia una navigazione. Fa una navigazione col suo nome di battesimo, allora c'è Dante qui, e una navigazione che va a toccare i luoghi della poesia. Cioè, se io ci vado, se questi posti esistono, e allora i poeti tante bugie non le hanno dette, se io vado in un posto e c'è un'invenzione che ha portato l'uomo fuori dalla caverna e abbiamo evidenza di questa invenzione, allora tante favole, tanto favolistico poi il repertorio degli antichi non è. Quindi Boccaccio si mette in mare per convalidare la verità della poesia. E, perché questo è per noi importante? Perché conferma un percorso di sostenibilità, di lettura sostenibile, cioè quello di leggere i paesaggi, leggerli con gli strumenti che noi filologi abbiamo. Quindi la geocritica che cos'è? È la lettura di uno spazio in un testo letterario. Sembra un parolone, geocriticism in inglese sembra effettivamente una cosa, però geocritica significa leggere, che poi la filologia, quello che facciamo noi. Cosa viene fuori dal punto di vista della celebrazione della poesia e del libro che trasmette i saperi? C'è un momento caro a tutti noi nella commedia, che è proprio nel canto in cui Dante incontra Corrado Malaspina. Era già l'ora che volge al disio, i naviganti intenerisce il cuore. Lì c'è l'esule e il pellegrino, lui si definisce un verso dopo, due versi dopo, nuovo pellegrino d'amore. Qui la figura del navigante, del quasi naufrago e del pellegrino e del navigante sono finalmente unite senza alcun dubbio, se ancora ce ne fossero. E c'è un altro momento, sempre in paradiso, perché in paradiso aumentano le metafore nautiche e marittime. E sempre in paradiso c'è un momento in cui canto 23esimo del paradiso in cui lui dice: così figurando paradiso convien saltar lo sacrato poema, e dopo dice: non è pareggio da picciola barca quel che fendendo va all'ardita prora, né da nocchier che se medesimo parca. Allora qui non abbiamo dubbi che Dante stia affidando all'ardita prora, il legno che cantando varca, alla poesia, lo strumento per raggiungere la sapienza, per raggiungere quella conoscenza viva che lo ha portato dal mar fallace e torto sulla riva dell'amore dritto. E poi c'è l'associazione del marinaio al poeta, il nocchiere che non si risparmia, lui che aveva sofferto fame e vigilie, lui che ha rischiato quasi il naufragio, dopo aver percorso via mare il poema, cioè il viaggio nell'aldilà, raggiunge appunto laddove aveva fallito Ulisse. Boccaccio nella genealogia fa lo stesso, celebra la poesia come raggiungimento della sapienza e la celebrazione della poesia che ci racconta come l'uomo esce dalla caverna nel momento in cui ha inventato l'imbarcazione. E Petrarca, a modo suo ovviamente, ma soprattutto nell'itinerario, ci racconta lo stesso, celebra l'uomo che col suo ingegno costruisce edifici sacri e profani. E quindi io vedrei in tutti e tre, attraverso lo studio del mare, la celebrazione della poesia. Eh sì, non a caso, e qui veramente poi mi taccio e ti ringrazio, chiudo con ringraziarti, non a caso le genealogie poi si aprono con l'immagine di un naufragio, no? Che è il mito, eccetera. E l'altra cosa che volevo aggiungere prima di ringraziarti, che mi sembrava, almeno a me sembra una bella conferma di quello che ci hai ampiamente dimostrato e ci hai regalato, è che questi sono alla fine scrittori, percepiti anche come scrittori di viaggio, no?
Ecco, una bella conferma, perché un testo a mio avviso straordinario, stupefacente, che sono i ragionamenti del mio viaggio intorno al mondo di Francesco Carletti, che non vi invito a leggere perché non si trova più l'edizione in commercio, quindi è difficilissimo, però è il primo privato che fa il giro del mondo, torna a Firenze, al Granduca deve raccontare queste esperienze, fa questi ragionamenti oralmente svolti in corte, poi vengono raccolti in volume. Ebbene, lui, quando sta parlando di una navigazione, perché se non ricordo male è proprio il capitolo, il ragionamento in cui lui sta parlando del passaggio dal Giappone alla Cina, e lui inizia dicendo: beh, ma io devo mantenere tutto in spazi boccacciani, e cita esplicitamente che il modello è boccacciano, sì, per questa narrativa che è grande di viaggio. In ogni caso, questo era per ulteriormente avvalorare alcune delle prospettive che ci hai suggerito. Scusami, ti interrompo. Cristoforo Bondelmonti parte dai circoli preumanistici di Firenze e fa esattamente quello che ha fatto Giovanni Boccaccio nella genealogia, però con la differenza che Bondelmonti si mette veramente in mare e racconta anche incursioni dei pirati, incursioni dei turchi. Quindi il modello è la genealogia, ma lui lo fa, e da lì poi nascono i libri insulari, insomma, certo, il racconto da cui poi prende vita anche questo testo che è introvabile, di cui parlavi tu. Dicevo, in realtà era solo un modo per introdurre il mio personale ringraziamento e la mia ferma volontà di richiedere a Luigi Canetti se vuole salutarci e, come ha introdotto questo dialogo, anche chiuderlo e dunque riprendere la parola in maniera ben più autorevole di come potrei fare io. Vista l'ora tarda, non credo ci sia uno spazio per le domande, non so, mi rimetto a voi, forse no. Invece, ecco, io avrei molto piacere di invitare al tavolo il dottor Fabio Sbaraglia, che è neoassessore alla cultura e anche all'università del comune di Ravenna, che voleva rivolgere un saluto alla platea, quindi lo ringrazio. Io vorrei anche ringraziare, ne approfitto, non l'ho fatto prima, l'istituzione Biblioteca Classense per l'ospitalità anche quest'anno. Prego, assessore, si accomodi. Buonasera a tutti. Rubo veramente solo pochissimi secondi, anche perché sono talmente neo assessore che credo che le mie deleghe non siano ancora operative, perché ho firmato oggi pomeriggio, quindi. Però ci tenevo, grazie. Ci tenevo, anche se sono arrivato in ritardo, mi scuso innanzitutto con gli organizzatori e con i curatori, che ringrazio per aver proposto in questo anno così importante per Ravenna e per la memoria dantesca il programma appunto di quest'anno delle conversazioni dantesche. Però ci tenevo a essere presente anche per ringraziare poi i nostri relatori che ci hanno accompagnato attraverso le parole di grandi poeti, attraverso le suggestioni e l'immaginario che intorno al Mediterraneo si agita, ed è un tema che ancora oggi evidentemente è ancora molto vivo e che naturalmente parla della nostra identità, parla del nostro passato, ma parla anche del nostro futuro. Un ringraziamento naturalmente alla Biblioteca Classense che ci ospita, al Centro Relazioni Culturali del Comune di Ravenna e naturalmente al Dipartimento di Beni Culturali Campus di Ravenna, Università di Bologna, per aver realizzato questo ciclo di incontri. Grazie e arrivederci. Grazie per l'ospitalità, davvero. Grazie.